Ferragosto all'insegna della cultura è sicuramente un'alternativa interessante al solito mare affollato. Sono tantissimi i musei in Italia che nel giorno di Ferragosto resteranno aperti al pubblico, dalle gallerie d'arte ai monumenti, e così anche parchi, giardini, castelli e numerosi scavi archeologici. Un'occasione per visitarli nel giorno dell'Assunta, per vederli in tutta tranquillità, magari anche al fresco grazie all'aria condizionata e senza dover fare noiose file. Oltre all'apertura prevista per Ferragosto, quest'anno il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo ha aperto le porte ai visitatori anche oggi, lunedì, il consueto giorno di chiusura per gran parte dei luoghi della cultura. Un'occasione unica per cittadini e turisti di trascorrere un Ferragosto all'insegna della grande festa della cultura e godere dello straordinario patrimonio del nostro paese. Ferragosto non significa necessariamente spiaggia, mare, sole, ha dichiarato ai nostri microfoni il funzionario all'architetto soprintendente facenti funzioni Giovanni Villani. Il 15 agosto molte persone per tradizione scelgono di visitare complessi monumentali e siti archeologici per una vacanza culturale. In provincia di Salerno per Ferragosto resteranno aperti speciali monumenti a Salerno Città, San Pietro a Corte, il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, in Costiera Amalfitana l'Abbazia Santa Maria de Oleare a Maiori, la Villa Romana a Minori, mentre nel Cilento il Parco Velia e la mostra Ritorno al Cilento al Museo di Paestum. Negli ultimi tempi, e questa è una cosa che ognuno di noi avrà verificato personalmente, i turisti che si recano nelle aree cosiddette balneari prima o poi si stancano anche di andare soltanto al mare e quindi hanno la necessità di recarsi in luoghi particolarmente interessanti. Del resto stiamo parlando soprattutto di una provincia, quella di Salerno, che è connotata dalla presenza di ben due siti UNESCO inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità come paesaggi culturali, che vuol dire che in effetti non è soltanto la bellezza dei luoghi, ma c'è qualcosa in più. E il qualcosa in più lo troviamo nel Cilento, nel Vallo di Diano e nella Costiera Amalfitana. Io però faccio difficoltà a pensare che al di fuori di questi due siti non ci sia qualche cosa di interessante. Basti vedere altre aree della provincia di Salerno che non sono inserite nelle liste dell'UNESCO, che sono altrettanto interessanti sotto il profilo culturale. Diciamo fuori circuito, come per esempio la Valle del Sele, basti pensare a Buccino, alla Villa d'Ayala Valva e non so, a tutta la Valle del Sele, insomma, quindi una cosa abbastanza interessante. Ovviamente il fatto che in questo periodo, ma soprattutto negli ultimi anni, in questi periodi di vacanza, il Natale, la Pasqua e anche il Ferragosto, ci siano dei siti aperti e quindi alla pubblica fruizione, è un fatto importante perché dà la possibilità non soltanto ai turisti di visitare dei musei e dei siti archeologici che sono particolarmente interessanti, ma soprattutto al contorno di questi luoghi di vivere attraverso la presenza dei beni culturali. Quindi faccio un esempio, anche non so, gli esercizi commerciali che si trovano nei pressi dei monumenti, ma non soltanto gli esercizi commerciali, ma anche i luoghi dove si vendono prodotti tipici o addirittura abbigliamento o altro, che hanno ovviamente un vantaggio per la presenza poi dei flussi turistici che si verificano in questa. È chiaro che a noi la cosa che interessa di più è quella di presentare un'immagine della provincia di Salerno e soprattutto del lavoro che facciamo noi giornalieramente per confermare che questo territorio ha una grandissima valenza culturale e che quindi merita di essere visitato non soltanto per le bellezze estetiche che siamo abituati a vedere, ma soprattutto per le implicazioni di carattere culturale.